Buonasera a tutti, siamo qui per premiare Giovanni Manzella, il vincitore dell'ultima edizione del concorso Un giovane critico per il Pasta, un concorso di scrittura e di critica teatrale che nell'ultima edizione ha voluto incentivare maggiormente la partecipazione attiva del giovane pubblico e degli studenti appunto nella vita del teatro. Giovanni ha scritto per noi molte recensioni seguendo gli spettacoli che trovava di suo interesse in cartellone. Cosa ti ha spinto a scrivere di teatro? Beh, innanzitutto perché il teatro mi interessa, secondo me è una forma d'arte, una forma di linguaggio come tutte le arti. Penso che sia molto interessante perché è una forma d'arte antichissima, la più naturale per trasmettere messaggi. Credo che sia anche molto, molto convincente, possa passare molto, molto bene dei messaggi, ecco. È per questo che mi interessa il teatro. Nel premio è compreso un abbonamento per due persone per la prossima stagione a tua scelta di 4 ingressi l'uno. Hai già individuato dei titoli che vorresti venire a vedere? Beh sì, l'anno scorso credo ho visto The History Boys, che mi è piaciuto molto al Puccini, sì. E poi mi interessa anche Itis Galileo di Paolini, perché ho visto anche un film tratto da una sua opera che mi è molto interessato. E poi, non so, visto mi sembra che ci sia Diderot nella prosa rossa. Sì, nipote di Rameau, sì. Con Silvio Orlando. E no, questi sono i titoli che mi hanno ispirato di più. E l'altra parte del premio comprende un buono del valore di 50 euro da spendere nella libreria pagina 18 di Saronno. Hai già delle idee di acquisto? Poesia. Poesia, teatro a casa ce ne ho tanti, quindi poesia che mi manca un po'. Ok, ti ringraziamo tantissimo e speriamo di vederti sempre più attivo sia nel nostro teatro sia nel nostro ambiente culturale saronnese, e grazie per aver partecipato al concorso.